Vabbè, ringrazio, avevano già ringraziato gli altri, tutti coloro che hanno partecipato, purtroppo per cattivo tempo forse ho lasciato a casa un po' di gente. Comunque il significato di questa manifestazione credo che sia entrato in pieno nelle coscienze di tutti, ecco. Avranno detto tanti gli altri, io sono un appartenente alle forze dell'ordine e sottolineo il fatto che rispettare i codici della strada. La 106 sì, ha le sue problematiche che stiamo cercando in qualche modo di sensibilizzare gli enti preposti alla sistemazione del manto stradale, del guardrail, della segnaletica, però quando ci mettiamo alla guida, ecco, i codici della strada a rispettarlo in pieno, mettersi la cintura, la distanza di sicurezza, non sorpassare dove è previsto non sorpassare. E questo fa sì che molti incidenti, secondo me, si possono anche evitare. Ecco. Sottolineo questo il fatto, non lasciando da parte il fatto che delle problematiche che hanno già detto gli altri, sicuramente ci dobbiamo lavorare, ci stiamo mettendo il nostro massimo impegno con delle riprese, con delle foto, con delle segnalazioni a chi è proposto per la sistemazione. Forse siamo un sassolino in un oceano, però ecco, noi ci restiamo mettendo tutto e continueremo a farlo finché, insomma, riusciremo a vedere qualche buon risultato, ecco.